Betalen. Fun first. Se vuoi diventare titolare di uno dei nostri PVR, con questo video ti illustreremo il modo migliore per comprendere quali siano le funzioni che puoi svolgere in questo esercizio. Il PVR, letteralmente punto vendita ricarica, non è un'agenzia, ossia un esercizio che svolge attività di commercializzazione di giochi in forza di un diritto assegnato da un concessionario e di una licenza di polizia rilasciata dalla questura. Il PVR è un'attività che si abbina ad un esercizio commerciale esistente, come ad esempio un bar o internet point, finalizzata a fornire servizi accessori ai giocatori quali l'apertura o la ricarica dei propri conti gioco online sui siti betalan.it o enjoybet.it, incrementando così le proprie fonti di guadagno con l'iGaming. A differenza dello shop, sulle vetrine in un PVR non puoi esporre le scritte, scommesse sportive e virtual games, ma solo ricarica qui il tuo conto gioco e il logo del concessionario di gioco, che deve comunque essere solo di contorno all'insegna dell'attività principale, come bar, internet point, eccetera. All'interno del PVR invece puoi e devi esporre i materiali informativi che trovi alla sezione marketing del nostro sito quando sei loggato, che sono ad esempio registrati qui, ricarica qui il tuo conto gioco, eccetera. Mentre non puoi assolutamente esporre scritte che esortino vincite facili, come ad esempio gioca e vinci, giocare bello, vinci qui, qui le quote migliori, eccetera. I PC che metterai a disposizione, in coerenza con le normative ed autorizzazioni vigenti sugli internet point, dovranno essere adibiti a servizi di navigazione libera sul web. Potrai inoltre assistere i clienti nell'apertura del conto gioco, senza però mai sostituirti a loro. Nel PVR è consentito far seguire sugli schermi TV che hai a disposizione eventi sportivi in diretta. Nel PVR non si potranno mettere a disposizione degli utenti totem per scommesse o giochi di nessun tipo. Nel PVR puoi vendere ricariche conti gioco e solo in questa occasione potrà esserci passaggio di denaro, mentre è assolutamente vietato accettare denaro per piazzare scommesse e pagare vincite. Il cliente in possesso di un conto gioco che usa il PC in navigazione libera può stampare autonomamente il promemoria della scommessa piazzata sul sito attraverso il proprio conto gioco, con la stampante messa a disposizione all'interno del PVR nell'area adibita ai clienti. Il promemoria vale esclusivamente per il cliente e non rappresenta un titolo per riscuotere la vincita, che sarà sempre e solo accreditata sul conto gioco. Infine, signori miei, e qui mi soffermo, in un PVR è assolutamente vietato commercializzare o promuovere siti di gioco non dotati di licenza italiana. Pena l'interruzione immediata del contratto da parte di Oya Services Ltd e la possibile chiusura dell'esercizio da parte delle autorità. Questo è tutto. Grazie per essere stati con noi e ricordatevi... Betalan. Fun first.